Cosa era rappresentato sul frontone est del Partenone? Ricostruire l'esatto significato del frontone est del Partenone è un'impresa ad oggi impossibile, in quanto le statue scolpite da Fidia sono giunte solo in minima parte ai giorni nostri. Tuttavia, è possibile ricostruire il significato principale della scena, anche se ancora non è stato possibile risalire all'attribuzione certa di tutte le statue che componevano il frontone. Bello, colorato, lucente, così doveva apparire agli occhi degli ateniesi e dei pellegrini che giungevano a visitare l'Acropoli. E il frontone est è quello che i pellegrini e gli ateniesi avrebbero visto per secondo, in quanto appena varcata la soglia dei propilei avrebbero invece visto le sculture del frontone ovest che rappresentavano la scena della contesa tra Atena e Poseidone per il primato della città, vinto da Atena, che diventerà la dea più importante per la città di Pericle. Ma vediamo nel dettaglio il frontone est, quello che si trova all'ingresso della cella che ospitava la splendida statua Criso Elefantina di Atena, opera di Fidia. Anche il frontone era opera del grande maestro Fidia e da quanto ci è dato sapere rappresenta la nascita di Atena e la rappresentazione è davvero straordinaria. Le sculture raffigurano gli dei dell'Olimpo, non tutti ovviamente. Alle estremità della scena, Elio a sinistra e Selene a destra, il sole che avanza e la luna che lascia spazio al sole. Al centro la scena principale e il centro simboleggia l'alba, il passaggio tra il buio e la luce, il momento esatto nel quale Atena viene al mondo. A sinistra suo padre, seduto sul trono davanti alla figlia Atena uscita dalla sua testa. Sulla destra si vede una figura con un'ascia che è attribuita ad Efesto, che con la sua ascia ha aperto la testa di Zeus per permettere alla dea Atena di venire al mondo. La Nike simboleggia la vittoria, svetta tra il padre e la figlia con una corona d'alloro. Seduta sul suo trono, Era osserva forse con risentimento. E proprio tale risentimento solleva dubbi sull'accostamento della figura che impugna l'ascia relativa ad Efesto. Infatti, Efesto nasce successivamente ad Atena, e proprio perché Era replica all'azione di Zeus. I greci consideravano Efesto figlio partenogenetico di Era. Tuttavia, la figura che impugna l'ascia sembra avere un ruolo attivo nella scena e accanto al presunto Efesto, Poseidone con il suo tridente e Apollo con la sua lira osservano stupiti. Era è circondata da una iris alata e un'altra figura femminile, attribuita inizialmente ad Afrodite, anche se oggi risulta molto incerta questa attribuzione. Vicino alla figura di incerta attribuzione, Eros. Man mano che ci si allontana dal centro della scena, le figure sembrano perdere contatto con l'avvenimento principale. Ci sono Ares, Persefone e Core e Dioniso, magistralmente riprodotto da Fidia. E la dea in corsa potrebbe essere Artemide. Dall'altra parte, tra le figure, possiamo riconoscere Hermes e una misteriosa donna, della quale ancora non è stata data un'attribuzione certa. A seguire Estia, la dea del focolare domestico, che precede Afrodite e sua madre Dione, che sorregge la figlia. E vale la pena soffermarsi sulla maestria dell'esecuzione delle sculture, nelle quali, ad esempio, risalta la tecnica del panneggio bagnato, e tale tecnica viene eseguita magistralmente, come si può vedere nelle sculture di Estia, Afrodite e sua madre Dione. Che cos'è la tecnica del panneggio bagnato? È una tecnica scultorea che consente di esaltare il corpo anche se vengono scolpite le vesti. Un ottimo stratagemma per raggirare il tabù del nudo. L'armonia delle proporzioni, la sfavillante luce delle opere fece del frontone est del Partenone una delle più belle opere d'arte della storia dell'umanità.